Per la serie i giovani non hanno voglia di lavorare. Appena assunto in un'azienda che vende caffè nel mio piccolo paese, stipendio sulla carta 1200 euro, dovevo ridarne 400 al titolare, questo per 3 anni. Orari infiniti, uscivo di casa alle 7 e rientravo alle 22, ferie inesistenti e dovevo combattere per ottenere una settimana di vacanza all'anno. Maltrattamenti sul posto di lavoro verbali e anche denigratori. Minacce di licenziamento continue e da dover fare il fattorino mi sono ritrovato a fare il tecnico di riparazione, il fattorino giardiniere, il magazziniere, il contabile, il macellaio, altra sua attività e chi più era più ne metta. Io ho una pazienza infinita, ma alla fine non ci ho più visto. Ho fatto in modo che mi licenziasse lui. Risultato? A breve sarò in causa perché non mi ha pagato 13esima-14esima TFR. Dimenticavo, alla fine di quest'anno mi hanno addebitato le spese di riparazione del furgone aziendale, i caffè che in 5 anni prendevo la mattina in azienda e le ferie che, sulla carta, erano in negativo di un mese. Ora, questo è un messaggio che mi ha inviato un ragazzo in chat per rimanere nell'anonimato. Per poi concludere con: ti seguo da un bel po' e ci tengo che usi il mio esempio per far capire alle persone che la cosa migliore è mettersi in proprio. Esatto, cazzo. Anziché farvi trattare come degli schiavi per prendere un misero stipendio da 800 euro, fate qualcosa per cambiare, dannazione.